la Playbill. Non un punto d'arrivo, ma di ripartenza, come ricordato durante gli interventi delle autorità convenute all'EFE in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del Museo del Tessile. A fare gli onori di casa il sindaco Giuseppe Carrara e Luigi Spampatti, presidente di ARZ, l'associazione di ricerca storica che dal 2003 ha radunato macchinari e reperti di grande pregio. Un pezzo di storia importante della comunità di Leffe, e un ringraziamento sincero agli amici dell'ARZ, delle persone che hanno messo ore e ore di tempo, ma soprattutto tanta e tanta passione, competenza e cuore. E devo dire che questa ricerca di vari pezzi che potevano finire nelle soffitte o peggio ancora nelle discariche hanno permesso di allestire un museo che sicuramente è vero, è solo un pezzo di ricordo e di storia, ma è sicuramente anche l'espressione della tenacità degli abitanti di Leffe nella ricerca di quel qualcosa che ha fatto la storia e anche la ricchezza del nostro paese, ma anche della nostra valle. Quindi è un museo che deve guardare sicuramente al futuro, ma guarda al futuro proprio per l'ingrediente di fondo che porta con sé questo museo. Quindi devo dire sicuramente la tenacità, la conoscenza e la caparbietà dei leffesi. Durante la visita del pubblico all'esposizione è avvenuta l'accensione del grande torcitoio per la seta dal diametro di 4 metri. Il pomeriggio di festa è stato caratterizzato dall'esibizione degli zanni, dalla dimostrazione dei ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di Leffe che hanno simulato la creazione di un grande tessuto con trama ordito multicolori e dalla mandolinistica di Leffe.